Esordio a tre punti per il Castellisangro che piega il San Salvo in un match equilibrato e con le reti tutte nella ripresa. In casa sangrina sono le vicende societarie a tenere banco con una squadra bisognosa di innesti ma comunque pronta a dar tutto sul rettangolo verde. San Salvo invece fresco di ripescaggio in una categoria, l'eccellenza ritrovata a distanza di 2 anni. Primo quarto d'ora di studio, poi a provarci è il Castellisangro con Pennacchioni, bravo a liberarsi per la conclusione respinta all'attento Cianci. Al 20° ghiotta occasione per i padroni di casa che con Petrocelli falliscono la più invitante palla gol del match. Il Castello tiene le redini nel gioco e i giallorossi protestano al 23° quando Pendenza va giù in area senza che Consalvi ravvisi gli estremi per la massima punizione. Poco dopo si fa vivo il San Salvo ma la conclusione di Izzi non inquadra lo specchio della porta. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Nell'intervallo Antenucci rileva l'infortunato Ciarlariello con Izzi spostato al centro della difesa accanto a Di Felice. 10 minuti dopo nel Castello Marra cede il posto ad Italiano, decisivo nell'economia del risultato finale di una gara che il San Salvo passa a condurre al 58° quando Marinelli supera Bidenkomer per l'1-0 di marca ospite. Il secondo cambio di mister Giannini vede l'ingresso di Pasquarelli per Pennacchioni, ma l'inerzia del match tarda a cambiare visto che è il San Salvo che a metà ripresa sfiora il raddoppio, evitato alla disperata nuova difesa giallorossa che sbanda e che rischia sul sospetto intervento con i piedi da parte del portiere sangrino. Ancora gli ospiti ci provano con Antenucci, ma è Bidenkomer a chiudere la porta tenendo a galla i suoi. Infortunato Argirò dentro di Pierro per un San Salvo raggiunto alla mezz'ora. Punizioni di Padova, buco centrale alla difesa ospite e tocco vincente di Caserta per il momentaneo 1-1. Il Castello ci crede, spinge sull'acceleratore. 7 minuti dopo bel cambio di gioco di Campanella. All'altra parte Italiano a volo trafigge Cianci per il 2-1 in favore del Castellisangro. Gli ospiti non ci stanno e provano a riequilibrare il match con un infruttuoso assalto all'arma bianca, rischiando però anche la terza capitolazione sull'iniziativa di Pendenza di un niente a lato. 5 minuti di recupero e al triplice fischio finale di Consalvi e grande esultanza del Castellisangro a cui partita, quella per continuare ad andare avanti si gioca su altri tavoli, tanto in ambito sportivo quanto a livello istituzionale, con la necessità di potenziare una squadra e una società ben sapendo che una rondine non fa primavera. Dopo un primo tempo un pochino così attendistico, poi siamo stati anche costretti a passare ad un altro modulo, difatti si è fatto male il ragazzo lì centrale difensivo, Ciarlariello, sono stato costretto ad inserire l'altro attaccante, Antenucci, quindi è stata anche una scelta forzata. Devo dire che aveva avuto anche i suoi frutti questa decisione, e siamo stati fortunati, bravi ad andare in vantaggio. Poi e lì ci è mancata la forza per chiudere la partita, abbiamo avuto anche delle occasioni per farlo e non ci siamo riusciti. Sicuramente per la squadra, per lo staff è importantissimo questa vittoria, sono 3 punti pesanti, importantissimi, però ci auguriamo anche noi che questa storia finisca, mi auguro che la società, in questo caso Pedrosino, trovi una società forte, nel senso che Castello merita di più e vogliamo fare un altro tipo di campionato. Da questa squadra vanno messi degli innesti, perché sennò così è dura, e mi auguro, ripeto, che la società trovi dei partner importanti che possano far crescere questa squadra.